seguito anche altri paesi europei entrarono a far parte della CEE. Nel corso degli anni gli stati della CEE iniziarono a collaborare non soltanto nell'ambito dell'economia, ma anche in altri settori, come l'istruzione, la sanità, la tutela dell'ambiente. Per questo, nel 92, i paesi membri della CEE decisero di cambiarne il nome. Nasceva così l'Unione Europea. Guardate un momento la cartina che avete in basso sul vostro libro. Vedete, ci sono parecchi paesi. Ci sono i paesi che abbiamo nominato prima, quelli tradizionali, Spagna, Francia, Germania. Poi ci sono anche i paesi cosiddetti dell'Est, tra cui per esempio la Polonia, l'Ungheria, la Romania. Continuiamo. Oggi tutti i cittadini degli Stati membri sono cittadini europei e le merci, le persone e i capitali possono circolare più facilmente all'interno dell'UE. Quindi tutti sono cittadini europei, chi viene dall'est, chi viene dall'ovest, chiunque è cittadino europeo, non è più cittadino di una nazione. Non è vero. È per questo che i documenti dei cittadini europei che viaggiano da un paese all'altro dell'UE non sono controllati dalla dogana. Stupida rumena, vattene via. Siete tutti ladri. Non ti vogliamo. Non sei tra di noi. Buongiorno ragazzi. Allora, ognuno ha i propri posti e andiamo. Cominciamo la lezione. Forza. Andiamo tutti a pagina 126. Oggi studieremo la Liguria. La Liguria si trova nell'Italia nord-occidentale e confina da ovest verso est con la Francia, il Piemonte, l'Emilia-Romagna e la Toscana. La regione è costituita da una stretta striscia di terra a forma di arco affacciata sul Mar Ligure. Il territorio è prevalentemente montuoso e collinare. Ci sono poche zone pianeggianti che si trovano soprattutto vicino alla foce dei fiumi. A ovest ci sono le Alpi Marittime, mentre la parte centrale e quella orientale della regione sono occupate dall'Appennino Ligure. I fiumi che scorrono in Liguria sono di due tipi. Quelli che sfociano nel Mar Ligure, come il Magra, sono brevi e tortuosi. In estate sono quasi in secca e si riempiono d'acqua con le piogge. Quelli che nascono dall'Appennino Ligure e scorrono verso nord hanno un corso più lungo. Sono il Tamaro, lo Scrivia e la Trebbia, affluenti del Po, e la Bondina, affluente del Tamaro. Lungo la riviera di Benalte, la Genova e la Spezia, la costa è quasi dovunque frastagliata, alta e rocciosa, perché i rilievi arrivano fino al mare. La riviera imponente, che va da Genova a Ventimiglia, è invece caratterizzata da dolci insenature,
Cara Eva, scusaci se ti abbiamo insultata e, per scusarci, volevamo chiederti se ti farebbe piacere venire a mangiare un gelato con noi. Ci perdoni? Verrai? Con affetto, i tuoi compagni di classe.